Amici di Formula Italian Team, buonasera e benvenuti! 14esimo appuntamento della stagione, siamo a Monza! 14 minuti al termine della sessione, dopo la spettacolare gara di ieri della Sport League, come sempre ogni martedì tocca alla Pro League dare spettacolo. E allora, prima di tuffarci nell'azione in pista, perché tutti i piloti sono già in pista, do spazio anche ai miei colleghi in cabina di commento. Con me questa sera, a farmi la spalla, Simone Fracchiolla. Ciao Luca, buonasera a tutti ragazzi. In direzione gara, la stanza dei bottoni, dopo Marco Luconi si siede in direzione gara Andrea Badolato questa sera. Ciao Luca, buonasera a tutti, ciao Simone, buona gara. E quindi ci presentiamo a questo 14esimo appuntamento stagionale con la concreta possibilità per Fabio Zornim di allungare in classifica, di piazzare una zampata decisiva per il campionato, ma mai dire mai, perché Monza è proprio una di quelle piste dove la gara è sempre sul filo del rasoio. La prova però del leader del campionato è stata dominante 7 giorni fa in Olanda, vero Simone? Assolutamente sì, e abbiamo visto due McLaren assolutamente stratosferiche, tra cui sempre il solito Fabio Zornim che ha impresso un ritmo veramente incredibile, però adesso siamo in Italia, caro Luca, quindi la pista è diversa e ci saranno sicuramente tanti sorpassi in azione, però attenzione ai cordoli, perché qua i cordoli sono veramente pericolosi, ne abbiamo visto anche in azione non solo anche ieri sera ma anche nella realtà, quindi occhio soprattutto alle varianti, e bisogna vedere anche se le due McLaren anche qui faranno la loro, diciamo, scappatoia. Una scappatoia che dopo il primo tentativo non riesce, anzi è particolarmente arrembante Marco Gano che si ferma a 44 millesimi dal tempo di Fabio El Sorneim, e Lele Salva che proprio ora inquadrato ha chiuso il suo giro si è fermato a 281 millesimi dal suo compagno di squadra, 2 decimi abbondanti da Marco Gano, e ben sappiamo come in questo tracciato mediamente i distacchi sono più contenuti, quindi quando iniziamo a parlare di 2-3 decimi a parità di giro pulito probabilmente iniziamo a parlare di un distacco abbastanza ampio. Assolutamente, poi c'è anche da vedere che ci sono anche dei piloti che sono entrati anche con gomma gialla, hanno fatto già anche 2 tentativi, ovvero sia Giovi e Alesi, e vedremo adesso come si evolverà la qualifica, perché i piloti sono appena entrati in pista, hanno fatto subito segnare il loro giro veloce, e come hai detto tu comunque è giusto, perché Marco Gano in questo momento è lì 20-0 contro il 20-0 di Fabio, quindi sono pochi millesimi di ritardo, e ho visto però un Lele Salva che è un po' in difficoltà. Attenzione che c'è bandiera gialla nel terzo settore, non vorrei che ci fosse già qualcuno, no probabilmente qualche doppiato. Nel frattempo vado ad annotare e a raccontare anche agli spettatori da casa quella che è una novità inquadrata in questo momento in casa Williams. Vedete infatti alla guida della vettura sponsorizzata Lavazza Paolo, dopo l'assenza in Sport League è riuscito a recuperare la linea internet, purtroppo alcuni problemi lo avevano afflitto nell'ultimo periodo, e entra al posto di Long che purtroppo clamorosamente si è visto abbandonato dalla propria console, che con l'alimentatore ha fatto ciao ciao e ha detto Long, a questo punto si è detto costretto ad aspettare una PlayStation 5, andare a caccia di una 4 in questo momento non valeva più la pena. Speriamo di rivederlo presto il pilota della Williams per l'anno prossimo oppure per i prossimi appuntamenti, chi lo sa, non lo si sa. Comunque tornando qui, ripeto, Fabio in questo momento ha fatto un buon tempo, così come Marco Gano. E vedevo un po' spento Lele Salva, è ancora da vedere, perché ripeto la qualifica è appena iniziata, hanno ancora 9 minuti di tempo per fare un altro tentativo, e vedremo anche se magari ci sarà qualcuno che risparmia una gomma rossa, perché ho visto vedremo che ha fatto due giri in più con la gomma rossa, quindi vediamo. Intanto stanno rientrando le due McLaren e sta anche rientrando dentro, mi sembra, Marco Gano, sì. Nel frattempo potete vedere a schermo in diretta quello che potete avere
se andate sul nostro sito www.formulaitalianteam.com, vi registrate e raggiungete la sezione live timing in tempo reale. Tutto quello che sta succedendo in pista, avete le previsioni del tempo, gli intertempi dei piloti, le gomme, i giri, potete andare a vedere giro per giro, insomma davvero ci sono tutte le informazioni per non perdere nulla di quella che è l'azione in pista. Intanto vediamo che adesso in questo momento Mike Mai era... si era lan... stava lanciando, sembra che ha fatto un errore, infatti mi sa che ha abortito il giro. E... adesso vediamo anche il secondo tentativo, perché chi si lanceranno per primo ovviamente sarà Fabio, dei primi tre dico in classifica, poi seguiranno Marco Gano e poi Lele Salva, quindi vedremo se Fabio migliorerà, se Marco Gano riuscirà a rimanere lì oppure a prendersi la pole position. E vedo anche un buon Lopez che è anche in sesta posizione, Luca, quindi sarà una qualifica molto divertente. Lopez in sesta posizione, paga però un secondo di ritardo dalla pole position. Come stavi dicendo, si sta scaldando, la vediamo lì giù, la McLaren credo sia quella di Lele Salva, sì, perché Fabio passa proprio ora sul traguardo, va a iniziare il suo giro, quindi occhi puntati su Fabio. Parte ora Marco Ganu, partirà tra poco Lele Salva, vediamo i settori. 26.393 il tempo da battere nel primo settore proprio di Fabio il surname, record che però nel primo settore per mezzo decimo neanche è del suo compagno di squadra, sempre in 26.3. Vediamo e attendiamo il rilevamento cronometrico al primo settore da parte di Fabio il surname, che migliora la sua prestazione precedente. E allora attenzione anche a quello che sarà il rilevamento di Marco Gano. Fabio Gano e Lele Salva erano molto vicini, migliora di molto poco, un solo millesimo più lento del record nel primo settore fatto segnare da Lele Salva. Marco Gano ha peggiorato, quindi penso che ha abortito il giro. Record Lele Salva, record 26.315 di Lele Salva nel primo settore, quindi risponde Fabio al miglioramento di Fabio. Fabio, mamma mia, anche lui migliora il secondo settore, 26.6. Aspettiamo il rilevamento di Lele Salva sul secondo settore, mentre Fabio sta arrivando alla parabolica, 26.6. Sono lì tutti e due. Sono lì tutte e due, Lele sono sicuramente leggermente meglio rispetto a Fabio. Arriva Fabio sul traguardo, vediamo come si piazza, 19.847. Vediamo Lele Salva se riuscirà a battere un po' di traffico. Marco Gano credo abbia abortito, perché Lele Salva si è avvicinato molto rispetto alla posizione in pista. È tutta fucsia la linea di Lele Salva che va sulla linea del traguardo. Wow. Un primo! 19 secondi, 657 millesimi, ruba la palla a Fabio il surname, rifila 189 millesimi al suo compagno di squadra e come detto conferma una riga tutta fucsia, record in tutti e tre i settori intermedi per Lele Salva, ma ci sarà ancora un tentativo per tutti. Fabio però continua e risponde con 26.303 nel primo settore. Wow, è 8 millesimi più veloce di Lele in quel settore. Anzi, pardon, 12 millesimi. Marco Gano, 26.297, scende ancora. Attenzione, già ci fanno scaldare i nostri piloti. Neanche nell'ultimo tentativo, già il secondo tentativo. Vediamo se Fabio adesso riuscirà. Ha rallentato Fabio. No, abortito Fabio. Abortito Fabio, vediamo Gano. Fucsia. Fucsia secondo settore, Marco. No, non è fucsia, è un decimo più lento di Lele Salva. Migliora se stesso, 26.7 contro il 26.6 di Lele Salva. Entrambe le McLaren lì sono passate in 26.6. Quindi un ottimo primo settore. Perde qualcosa nel settore centrale, ma con un ottimo terzo settore potrebbe essere veramente vicino. Non ha preso pienamente la linea alla parabolica. Secondo me non è la miglior traiettoria. E infatti torna ai box. Forse aveva capito che il giro non era dei migliori, quindi ha preferito non rischiare di usurare una gomma e quindi vuole utilizzare l'ultimo treno per vedere se riuscirà a migliorare. Comunque Mister grandissimo X. tempo. Sì, grande tempo da parte di Lele Salva. Ripeto, c'è ancora un tentativo, c'è anche la possibilità probabilmente, secondo me, di scendere sul... Ma io direi si può aspirare al 19.4. Sì, è difficile ma non impossibile. Ricordiamo che la pole di ieri sera è stata fatta da Talz, 19.6 anche lui. E Lele ha dato due decimi a Fabio. Quindi vediamo un attimo se riusciranno a migliorare.
e vedere se poi Marco Gano riuscirà anche a migliorare il tentativo, perché in questo momento il pilota della Mercedes ha fatto un unico tentativo. Si è lanciato, mi sembra, no, Paolo ha chiuso ora il suo giro e si è stato in decima posizione scavalcando Alesi e Mister X. Michemai invece torna ai box. È tornato ora in pista Lopensky, gomma rossa nuova per l'ultimo tentativo, 3 minuti 55 secondi al termine della sessione. C'è in pista anche Alesi, che si è invece lanciato lui proprio in questo momento. Ed è uscito adesso Marco Gano dai box, quindi vuole subito provare a buttare un nuovo tempo veloce Marco Gano. Vediamo anche Alesi soprattutto se riuscirà a migliorare la posizione attuale. 26.3 il tempo da battere nel primo settore per la pole position, 26.2 il record segnato da Marco Gano. Vediamo dove si fermano le lancette del crono di Alesi. Attendiamo l'aggiornamento del monitor dei tempi. Mentre Lopensky 26.3 primo settore, ma non si migliora nel settore centrale, 27.1 rimane comunque in vantaggio. 26.6 per Alesi, vediamo se magari può essere una scelta di carico aerodinamico, perché non mi è parso così erroneo l'ingresso alla prima variante, ma paga 3 decimi. Sì, infatti 27.0 nel secondo settore, ha migliorato se stesso di 3 decimi, anzi di 4 decimi, pardon. Però non è un tempo eccezionale, può essere un tempo per mettersi in posizione migliore. Però si è rimigliorato anche nel settore centrale, quasi 4 decimi, scendendo da 27.4 a 27.0. E però anche lì paga 4 decimi dalla pole di Rele Salva, va a chiudere il giro Alesi, vediamo se va... Sì. Si mette davanti a Lopensky, non ha posizione. Lopensky invece sta uscendo ora dalla Ascari. Aveva migliorato il primo settore in 26.4, non male. 26.8 nel settore centrale. Intanto sono scesi tutti in pista, ma si è lanciato in questo momento Marco Gano. E allora l'ultimo tentativo per l'attacco alla pole. Leggero lungo qua in curva 1. È una curva abbastanza complicata. Vediamo se decide. Alza piede subito, quindi con la possibilità magari di conservare benzina per un ultimo tentativo. Le due McLaren, ci sarà prima Lele Salva e poi Fabio. Lopensky intanto si è... No, Lopensky credo abbia finito il giro, forse ne sta facendo un secondo. È una buona posizione questa di Lopensky, che si è messo quinto in 1.20.481. Ottima prestazione per il momento da parte del pilota dell'Alpine. E adesso vediamo adesso le due McLaren, perché adesso Fabio, anzi no, Lele si è lanciato in questo momento. Parte quindi il giro di Lele e dopo partirà quello di Fabio. Sta scaldando il pilota della McLaren, parabolica per lui, e si lancia in questo momento il leader del mondiale. Vediamo intanto Lele Salva primo settore se si va a migliorare oppure no. 26.315 il precedente riferimento cronometrico di Lele Salva nel primo settore. Alza il piede subito Lele Salva. Mi sa... Come Gano. Non so se ha tempo, non credo. No, forse no, perché manca... Oddio. Aspetta, perché a volte c'è questo piccolo lag che non leggiamo in sovraimpressione proprio il tempo corretto. Potrebbe averne. Fabio secondo me non ne ha, quindi o questo giro o niente per rubare la pole. Lui stavolta non alza il piede e arriva ora al primo settore. Migliora di 10 millesimi dal suo tempo personale, quindi... 26.349. È un po' più lento comunque, 3 centesimi più lento di Lele Salva al T1. Arriva al secondo settore Fabio. Attenzione perché potrebbe dare una grande mano Lele Salva, perché in questo momento lo vedo all'Ascari. Sta andando a leggere molto piano. Vediamo se gli darà la lascia al compagno. Marco Gano 26.3 primo settore, si migliora ma non è record. Però soli 4 millesimi da Lele. Fabio secondo settore non... 26.7 non migliora, fa 26.7 Marco Gano. Lui si migliora però. Gano si ritira. Oh, fuori Gano. Fuori Gano al... Alla parabolica? No, alla Ascari. Allora va a chiudere Fabio, che non si era migliorato nel settore centrale. Migliora di soli 10 millesimi, ma non basta, perché Lele Salva, nonostante non è riuscito a completare l'ultimo tentativo, si prende comunque la pole. Lopensky scavalcato da Michemai, che si prende la quinta posizione alle spalle di Giovi. Peccato, perché Marco Gano era assolutamente in linea con il crono di Fabio. Si dimostra molto competitivo, mentre il grande strappo l'ha dato Lele Salva, che al secondo tentativo ha inanellato un giro perfetto. Non si ferma però Michemai. 26.292 record.
primo settore, ma risponde Fabio, 26-282. Non migliora nelle salva, 26-3, non è finita. Mamma mia, sarà un finale, attenzione, 26-2 Fabio, 26-2 Michemai, 26-8 invece nel secondo settore per Michemai, ho visto. Non velocissimo, ma non lontano da Fabio, meno di un decimo. 26-6 Fabio, si migliora di qualcosina. Sì, è in linea con Lele, può rubare la palla a Lele che non si sta migliorando, passa in 26-8 nel settore centrale. Michemai chiude. Fa passare Fabio, Lele salva. Arriva la parabolica. Michemai ruba la terza posizione a Marco Ganu. Fabio sul traguardo. Fucsia primo settore. Fucsia secondo settore. Wow. E no, per 12 millesimi all'ultimo settore. Il 26-6 di Lele Salva non viene battuto da Fabio, che ferma le lancette a 26-7 nell'ultimo settore. E per 12 millesimi Lele Salva si prende la pole position con una prima fila che come 7 giorni fa è targata tutta McLaren, ma con i piloti a posizioni invertite. Assolutamente sì, qualifica incredibile fino all'ultimo, diciamo millesimo possiamo dire così, perché finalmente Lele Salva si porta a casa una pole importantissima, ma soprattutto ancora una volta grande dominio delle due McLaren e le due Mercedes ancora lì dietro che diciamo non stanno a guardare. Però comunque hanno ancora dato un altro segno, cioè un altro segnale le due McLaren. Grandissima prestazione. Sia di e allora, questa è la classifica finale di questa sessione di qualifica. Patrick Speri alla fine non segna alcun tempo, era sceso in pista nell'ultima parte di sessione, ma alla fine ha deciso di partire dal fondo e scegliere la gomma. Ora quindi attendiamo la gara, ma noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo per il Gran Premio d'Italia della Pro League. Fit Insider è l'appuntamento settimanale alla quale non potrai rinunciare. Interviste, curiosità, approfondimenti su quello che c'è oltre le gare all'interno di Formula Italian Team. E allora, Fit Insider, ogni domenica alle 18 sui canali di Formula Italian Team. Ho provato il simulatore e devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. Oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali, non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti, e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale.
E quindi eccoci tornati in diretta, a parte il giro di formazione con le due McLaren davanti a tutti. E allora andiamo subito a vedere quella che è la griglia di partenza della gara, 14° appuntamento stagionale per la Pro League a Imola. McLaren davanti con Lele Zappa davanti al leader del campionato Fabio, il suo team seconda fila con la Mercedes di Mike Mai e Marco Gano in quarta posizione, tutta Mercedes. Poi Giovi in quinta posizione a precedere la Ferrari di Dario, in sesta quarta fila per l'Alfa Tauri di Lopeschi e l'altra Alpine di Cartista, subentrato a metà stagione. In quinta fila l'Aston Martin di Alesi e l'Alfa Tauri, l'altra quella di Mister X, in sesta fila, 11° posizione per la Ferrari di Matteo Profilo, affiancato dal sostituto in Williams Paolo, che rientra dopo un paio di settimane di assenza. Chiudono lo schieramento l'altra Williams di Rossi, che si vede quindi sopravanzata dal suo compagno di squadra. Chiude lo schieramento l'unico pilota che in sessione di qualifica non ha fatto segnare un tempo cronometrato, ovvero Patrick Speri, che parte dal fondo. Andando a vedere quelle che invece sono le scelte strategiche dei piloti per quanto riguarda le gomme, abbiamo scelte differenziate, perché lo andiamo a vedere proprio in questo momento. Abbiamo, lo vediamo dal monitor dei tempi, che ricordiamolo potete consultare e trovare all'interno del nostro sito www.formulaitalianteam.com. basta registrarsi, andare nella sezione live timing. Lo vediamo, sono ovviamente tutti i piloti in top 10 con gomma rossa, però anche per Matteo Profilo, che scatta 11° e Patrick Speri, che parte in 14° e ultima posizione, mentre gli unici due alla percento la gomma mescola morbida sono i due piloti di casa Williams, quindi Paolo, che scatta sulla casella numero 12, e Hiroshi, che scatta nella casella numero 13. È interessantissimo, però secondo me forse hanno optato tutti quanti gomma rossa proprio perché all'inizio la gomma rossa nuova ne ha tantissimo di più rispetto alla gialla, quindi bisogna vedere. E adesso bisognerà vedere anche la partenza, caro Luca, perché la prima variante lì è un inferno, sarà veramente un inferno. Speriamo che i piloti riusciranno ad arrivare, usciranno tutti quanti se ne salvi. Queste invece le statistiche assolute di questo Gran Premio, lo vedete in basso 14 volte su 30 gare. Ieri sono rimaste 14 perché Matteo Sciumi non partiva davanti a tutti quanti. Ha vinto il Pullman a Monza, in una pista dove comunque superare è ampiamente possibile. Arrivano le ultime vetture sullo schieramento di partenza, le due McLaren davanti a tutti, davanti alle due Mercedes. È una replica di quello che si era visto sullo schieramento di Zandvoort 7 giorni fa. E allora i semafori pronti con 3, 4, 5 luci rosse e via, parte il Gran Premio d'Italia della Pro League. Allora ottimo lo scatto di Fabio Zornemi, che si prova ad infilare all'interno, e buono anche lo scatto di Alessandro, che riesce a mantenere la posizione. Ancora Mike Mai che si infila all'interno, ancora un'ottima partenza delle due Mercedes con Marco Gallo che prova a prendere l'interno, ma alla fine deve desistere. Le due McLaren rimangono davanti con le posizioni che rimangono cristallizzate nelle prime posizioni. Ne ha approfittato Giovi, che invece ha scavalcato Marco Ganu, ma non senza conseguenze, perché c'è un grande danno all'anteriore di Giovi, che dovrà rientrare, non ci sono dubbi. Oh, attenzione con dietro anche un errore di Cartista, incredibile l'errore di Giovi è costato caro anche al suo compagno di squadra, che ha anche lui rotto l'ala, e solitamente quella scordolata non fa per niente bene. La vedo male per le due Alpine, assolutamente, perché quei cordoli sono da evitare. Infatti vedo già Cartista che la stava anche per sbinnare. È un vero peccato. Occhio dietro perché Alesi profila Mister X all'attacco di Giovi, che cerca di resistere come può. Profilo, attenzione perché qua è una zona molto pericolosa, infatti Profilo la perde va a muro con il posteriore. Anche qui, senza cattiveria, senza volermene, ma era una chiamata facile. Sì, ci sarà tanto da discutere, soprattutto per questa mossa, però... Più che altro Profilo se l'è cercata da sola. Giovi ha resistito per quel che poteva. Purtroppo andare sul cordolo lì all'interno è una close call, insomma, una chiamata facile. Forse per Giovi sarebbe stato l'ideale lasciare spazio a tutti quanti sul rettilineo del serraglio, poi riuscire a fare la curva. Adesso però comunque la vedo assolutamente difficilissima per il duo dell'Alpine. Giovi va in box mentre il suo compagno Cartista prova a continuare. Cercano invece di scavare subito il gap le due McLaren nei confronti del gruppo. Vedremo se ci riusciranno, perché sono già a 9 decimi. Chittoman per Giovi, non la vedo bene senza safety car. Effettivamente qua serve un miracolo, ma la gara è ancora lunga. Nel frattempo ne approfittiamo per ringraziare Antonio Costa 99 per il follow, grazie. Arriva un'ala nuova ovviamente per Giovi, che riparte dai box mentre il suo compagno di squadra prova a continuare.
Vedi intanto che le due McLaren stanno già incominciando a scappare, hanno già dato un secondo la Mike Mai, sta facendo il possibile il pilota della Mercedes per riuscire a resistere, a tenere il passo. Attenzione, del larghissimo, larghissimo Lele Salva all'uscita di della Ascari, e attenzione perché quell'uscita in quel modo è costata cara ieri sera a Melissano. E adesso si potrà utilizzare il DRS, ovvero adesso non qui, ma il retinone sorello sarà importantissimo. Lele Salva e Fabio intanto giro veloce, risponde Mike Mai. Sono tutti lì, Marco Cano forse è l'unico che in questo momento è leggermente staccato da questo gruppetto, ma Mike Mai anche lui sta per subire di nuovo il distacco. Non è una situazione facile in questo momento per Marco Ganu, che, ma in generale per le due Mercedes, perché le McLaren stanno spingendo tantissimo, stanno subito cercando di andare ad imporre il loro ritmo e lo stanno facendo in maniera brillante. Le Williams ne hanno approfittato perché, ripeto, sono gli unici due piloti che in questo momento sono in pista con la gomma media e sono in decima e undicesima posizione, scartati invece in dodicesima e tredicesima. Matteo Profilo ha perso delle posizioni per l'errore, Giovi l'ha persa purtroppo per una sosta forzata e, ripeto, speriamo che non ci siano stati danni più importanti, perché spesso e volentieri saltare su quei salsicciotti non è piacevole e non è un bene. Mike Mai l'ha preso per un soffio il DRS adesso sul retino del serraglio, però le due McLaren stanno spingendo al massimo. Mike Mai questo costa caro, questo costa carissimo. Costa carissimo perché proprio nel momento in cui si era riportato sotto, ora torna ad un secondo con Marco Ganu che si aggancia e mette ad un secondino e qualche cecino in più lo peschi alle sue spalle. Ma sono davvero borderline, vediamo, le due McLaren ovviamente sono davanti, Mike Mai un secondo e tre sicuramente non avrà modo di azionare il DRS, vediamo se può farlo, lo peschi, no, Marco Ganu 23.7, giro veloce. Mi sa che adesso intanto Lele Salva viene superato da Fabio, lo lascia andare. E vediamo se Mike Mai al prossimo giro farà passare il suo compagno di squadra. Vediamo, è una situazione abbastanza complicata. Stanno andando a coppia anche le due Williams, le vediamo lì sullo sfondo. Paolo Di Rossi che si stanno praticamente trainando. Per loro ovviamente la parte cruciale della gara sarà la seconda parte, quando andranno a montare la gomma soft. Nella seconda parte di gara con i serbatoi più leggeri, con la possibilità di spingere fino in fondo, perché ricordiamolo, a livello strategico si prevede una gara a sosta singola, media soft o soft media, a seconda della gomma di partenza. Sto guardando anche un Lopez che sta facendo una grande gara e si è portato in quinta posizione, è a un secondo e tre dal due Mercedes, che adesso in questo momento si fa passare Mike Mai da Marco Ganu per cercare di andare a prendere il due McLaren. Vediamo se adesso il pilota della Mercedes riuscirà. Oh, Ganu. Stesso errore adesso. Come si stanno prendendo tanti rischi, anche perché lì spesso e volentieri arriva anche l'avviso da parte del gioco, quindi massima attenzione. Sì. 1.6 Marco Ganu davanti, le due McLaren continuano a fare l'andatura. Vediamo in questo giro Fabio 23.6 ammassa ancora il giro veloce. Vediamo, perché non sono lontane, ma le due Mercedes devono cercare di chiudere il gap a breve. Dario, l'attacco di Lopensky sul rettino principale, passa il pilota della Ferrari e si porta in quinta posizione. Dario lontano un secondo e sei dalle due Mercedes, più o meno quello che le Mercedes pagano dalle due McLaren in questo momento. Gruppo che si è subito sgranato, ripeto, purtroppo le sfortunate protagoniste del primo giro sono state entrambe le Alpine, prima con Giovi e poche centinaia di metri dopo con Cartista, che alla Roggia ha pagato le conseguenze scordolando anche pesantemente proprio qui dove sta passando in questo momento Lopensky. Visto un leggero lungo adesso alla seconda variante di Fabio, ma niente di pericoloso. C'è da dire che comunque siamo sempre lo stesso spettacolo, le due McLaren davanti che vanno via e le due Mercedes che inseguono. Sembra praticamente un duetto incredibile. Dario 1.5 cerca di attaccarsi, Ganu però sta recuperando, è sceso a 1.4 dal duo McLaren, e Ganu, ricordiamolo, in questo momento è comunque, lo vediamo anche dalla grafica, il principale inseguitore di Fabio nonostante sia lontano 87 punti. Sì. Attenzione, bandiera gialla Cartista! L'ha persa l'uscita della scala. Attenzione! Safety car. Non c'erano safety dubbi. Car. Non c'erano dubbi che sarebbe stata una safety car. E attenzione, vediamo se ci sarà
il colpo delle due Williams che si fermano. Sia Paolo che Rossi si fermano per andare su una doppia rossa. A questo punto faranno una sosta in più, ma andando due volte sulla gomma più prestazionale, mentre gli altri non potranno scartare la rossa adesso, perché dovranno montare obbligatoriamente la gialla, a meno che per rispondere alle Williams tutti cambieranno strategia andando sulle due soste. Double stack in casa Williams, ovviamente Paolo perde un pochettino più di tempo, non quanto se ne perdeva prima dell'ultimo aggiornamento del gioco, ma comunque non una sosta velocissima. Si ferma anche Matteo Profilo, che approfitta anche lui per cambiare l'ala anteriore, e lui va su gomma rossa. Anche Giovi per scartare la gialla, secondo me. E questa safety car, diciamo, svantaggia un po' il due McLaren, perché se ne stavano andando, e sarà tutto di nuovo da ricostruire per i due della McLaren. E adesso bisogna vedere se Gunn e Mickey Mai riusciranno a tenere il passo di Lele. Bisogna anche vedere poi anche quanto dureranno queste gomme, perché con la safety car le gomme durano molto di più. La sensazione che c'era è che il gruppo non fosse così lontano come passo, ovvero le McLaren avevano fatto lo strappo all'inizio, aiutate anche un po' dalla confusione del primo giro, dove le Mercedes sono state subito chiamate a recuperare 8-9 decimi di gap. Poi sembravano stabili, vediamo se riusciranno a dare di nuovo lo strappo. Stavolta il gruppo sarà un pochettino più ordinato e non si farà cogliere impreparato. Io comunque sto guardando anche dalla minimappa e intanto sono fermati Patrick Speri e Mister X. E sto guardando la minimappa che il duo Williams non lo so se riuscirà ad arrivare in tempo alla safety. Sì, forse sì e forse no, perché sono... Nuova rossa per Mister X. Gialla per Patrick. Mister X era su gomma rossa. Strano che sia andato sulla rossa. Forse va sulle due soste, perché ovviamente con questo non scarta la rossa. Infatti ci arriva anche in grafica soft per soft, quindi devi ancora montare la media. Probabilmente vuole utilizzare poi la media per arrivare fino in fondo ed essere sicuro, o gestirla meglio nell'ultima parte di gara, quando magari riuscirà comunque ad andare più forte, nonostante sia una gomma non prestazionale. Provare invece adesso con questa gomma più fresca ad attaccare i piloti davanti per guadagnare posizioni. Assolutamente, sarà anche interessante vedere chi ha montato adesso la gomma rossa nuova, se riuscirà ad averne di più rispetto a quelli che hanno una gomma rossa da 6 giri più usata. Quindi Mister X, Paolo, Hiroshi, Profilo e Giovi rossa nuova, Patrick Speri media nuova. Per Patrick forse potrebbe chiedersi che metterebbe la rossa nel finale? Patrick può mettere la rossa nel finale, sì, non credo mirerà ad andare in fondo. Può farlo, ma non credo a questo punto. O perlomeno pagherebbe, secondo me, un delta prestazionale enorme. Poi attenzione a, ovviamente, tutte le variabili del caso. Pioggia non sembra essercene, almeno guardando il nostro live timing. Ora andiamo a vedere in questo giro, attenzione, attenzione all'improvviso, come ieri sera la parabolica, e le due Williams non si riescono ad accodare. Attenzione, vediamo la ripartenza di Fabio e Surname, che stanno andando molto piano per evitare la scia. Occhio alle Mercedes, perché è partito molto bene Marco Ganu, che è uscito attaccato alla salva. E infatti va all'attacco del rettifilo. Lele Salva cerca di fare quello che può, ma Ganu ormai è lì. E allora si va alla staccata con Ganu, che può anche approfittare della scia involontaria di Fabio e Surname. Staccata profonda di Marco Ganu, che si prende la posizione mentre c'è movimento anche dietro. Ma alla fine non cambia nulla. Vediamo se risponde Lele Salva a Ganu, che si è preso la seconda posizione. E adesso vediamo se il pilota della Mercedes riuscirà a tenere il passo di Fabio, che in questo momento ha dato un leggero strappo dal gruppetto di dietro. Però adesso vediamo un attimo se riuscirà a mantenere il ritmo di Fabio. Sembra che in questo momento si riesce a tenerlo, però deve aspettare il DRS. Mister X in coda a questo gruppo, il primo dei piloti che ha già effettuato la sosta, il primo dei piloti con una gomma nuova in questo momento. Vediamo come si costruirà anche la gara da parte di Mister X. Ovviamente Cittoman ce lo fa notare anche dalla chat, da Mister X in poi fanno due soste. Le Williams sicuramente, Patrick Speri, ripeto, potrebbe andare in fondo, ma non mi sembra la scelta più conveniente. Bisogna vedere poi che cosa succederà, se uscirà un'altra safety, quindi ce ne sarà tanto da vedere in questa gara. Adesso ancora Fabio che dà ancora quel decimino in più rispetto a Marco Ganu, però in questo momento sono tutti a trenino. C'è una leggera spaccatura forse dietro Taddario e mica mai. Sì, è spaccatura che Dario deve riuscire a ricucire per evitare di rimanere fuori dal DRS, perché sarebbe una vittima ottima per Lopensky ed Alesi. Mister X, occhio Mister X, che è uscito fortissimo all'uscita della parabolica, molto vicino nei confronti di Alesi.
però credo non anche non affonda il colpo. Si fa vedere. Però in questo momento chi ha montato la gomma rossa ne avrà molto di più rispetto a quelli che hanno una gomma usata da 8 giri. Sì, diciamo che l'usura intorno al decimo passaggio inizia a farsi sentire, non è ingestibile, ma la prestazione scende un pochettino. Ovviamente questo aiuta anche a livello di consumi, questa safety car, che è una pista che, stando praticamente quasi tutto il tempo con il gas spalancato, chiede abbastanza al quantitativo di carburante, non serve comunque il pieno anche nelle condizioni peggiori, però questo aiuta sicuramente molto i piloti. Abbiamo ancora 7 decimi, ne esce molto forte alle due di Lesmo, il pilota della McLaren, rispetto a Marco Gano, però non riesce a dare quello strappo in più come in partenza. Non gli sta riuscendo quello strappo che invece gli era riuscito all'IA, perché come dicevo le McLaren erano partite da un buon vantaggio, avevano praticamente già quasi un secondo di vantaggio alla fine del primo giro, gli altri hanno spinto, loro hanno fatto altrettanto, ora invece il gruppo in maniera molto più ordinata, a parte l'attacco di Gano su delle salva, è riuscito ad inseguirli e sono tutti quanti attaccati. Vediamo se fra qualche giro inizierà a crearsi qualche frattura. DRS abilitato, intanto la frattura c'è tra Patrick Speri e Paolo, che c'hanno. Paolo c'ha anche una gomma rossa nuova, non riesce ad agguantare Patrick Speri, che è una media. Attenzione, perché adesso si potrà utilizzare il DRS e siamo tutti lì a trenino. Vediamo chi riuscirà ad avere coraggio per provare un azzardo d'attacco. Forse in questo momento il più avvantaggiato potrebbe essere Marco Gano. Chi sta facendo bene in questo momento è Patrick Speri, che continua a mantenere il codone di Mister X nonostante abbia la gomma media. Eh sì, è molto importante questo di Patrick, occhio, perché se riuscissi a tenere questo passo poi con la gomma rossa sarebbe nelle posizioni migliori, perché fra poco poi chi ha la gomma rossa da un paio di giri andrà molto a usarsi molto di più, quindi vediamo. Intanto Gano al DRS, tutti in questo momento, tutti con DRS, forse Dario fuori dal DRS, Lopensky al DRS, ma sta soltanto, lo sta studiando in questo momento, sta a fare un pensierino adesso Lopensky. Lopensky credo che ci farà un pensierino abbastanza grande ora che arriveranno sul rettilineo principale, mentre vede i primi quattro che stanno andando via, con Dario che perde altri 3 decimi solamente solamente l'Ascari. Sì, attenzione, ma tre secondi uscita dalla Ascari. Sì, importantissimo. Occhio, Marco Gano adesso ci prova. Forse ci prova il pilota della Mercedes DRS. Vediamo se prova a fare ritmo oppure tiene. No, direi che va. Ci prova, vediamo se Fabio tira la staccata. La tira. Oh! Occhio perché occhio perché lì può essere molto pericoloso. Vediamo se ne approfitta delle salve. Nel frattempo dietro Mister X ovviamente è riuscito nel sorpasso nei confronti di Alesi. Attenzione perché la situazione può essere esplosiva con Gano che arriva alla roggia. Nelle salva minaccioso, le salva, non si affaccia Gano, sì, ma alla fine rimane tutto com'è. Mamma mia, che paura, forse per Marco Gano dovrebbe e ne può approfittare Dario, perché infatti guarda che è subito tornato sotto Dario. Basta un po' di movimento, un po' di disturbo e si possono riguadagnare anche 4-5 decimi che ti riportano subito dentro. Assolutamente, Dario è ritornato in zona DRS, quindi adesso per Lopensky sarà molto difficile cercare di passarlo. Però siamo praticamente lì, qua davanti si stanno stuzzicando tutti e quattro. Le due Alfa Tauri dietro vanno in coppia. L'Elesalda è uscito un pochettino più largo, quasi una buona vittima per Mike Mai. Ovviamente diventa complicato tentare un sorpasso in queste condizioni con tutti i piloti che sono nel DRS l'uno dell'altro. Mister X intanto viene lasciato andare da Lopensky a gomma più fresca, ed è diciamo una cosa assolutamente ragionevole. Attenzione davanti, attenzione perché Fabio ha dato un leggero strappo a Marco Gano rispetto, non so se ha sbagliato qualcosa. Torna sotto. Sì, però non è riuscito a passarlo. Torna sotto senza troppi problemi, probabilmente Gano qua si è dato anche una regolata, ha capito che Fabio vuole rimanere là davanti, si è capito da come ha tirato la staccata nel giro precedente e allora ha detto ok, rimaniamo qua, studiamo, valutiamo ed eventualmente proviamo anche a mettere sotto torchio Fabio a livello di stress. Assolutamente, perché se ti metti davanti devi cercare di avere il passo per scappare, perché sennò poi quello di dietro ti passa lo stesso. E poi essendo qua a Monza, una pista dove ci sono questi rettilinei lunghissimi, è difficile diciamo scappare via. Se non hai una gomma nuova non mi sembra il caso di cercare di stare davanti. Stai lì e stai al suo passo. Gano rimane lì,
vicino a Fabio Zornheim, rimane a tiro. Intanto controllo di Marco Ganu, che sbaglia completamente e va a tranciare di netto l'uscita della roccia proprio sul dissuasore. Attenzione, rimane in zona DRS, ma attenzione. La Peppa, mi sa proprio che mamma mia, mi sa proprio che ha rotto. Mi sa proprio sul fondo, perché la vedo molto grigia. Adesso sarà attacco facile per Lele Salva. Marco Ganu che in questo momento ha ancora il DRS. E mi ha lasciato andare Lele, perché vediamo, sì, ma è passato in una zona davvero molto preoccupante. Alesi che passa, torna all'attacco su Lopeschi, si ributta la caccia degli Sterix, che invece è nei tubi di scarico di Dario, che è l'ultimo del gruppo di testa insieme a lui. Quindi il gruppo di testa in questo momento è a 6. E dietro c'è Patrick che fa ancora da spettatore con questa gomma gialla di 5G. E ripeto, Marco Ganu in questo momento si è giocato la gara probabilmente, perché guarda quanto sta scodando in uscita. Non vorrei proprio che... Vediamo ora all'ESMO. Non gira. Infatti fa passare. E secondo me qua... Incredibile. E può essere la mazzata del campionato, perché lo dicevamo prima, Marco Ganu era il primo inseguitore in classifica di Fabio. Purtroppo sarà inevitabile ritiro. Secondo me, inevitabile ritiro purtroppo. E ha rotto praticamente tutto quanto, secondo me è arancione il danno, quindi perché così è inguidabile. Già l'arancione è qualcosa, perché è incredibile questa guida. Guarda che addirittura ha drizzato lo sterzo, nonostante fosse entrato ad una velocità di crociera in parabolica, infatti. Incredibile. Il colpo di scena mentre davanti Mister X va all'attacco di Dario in fondo al dritto. È fuori Marco Ganu. E qui Fabio si può portare quasi a un centone di vantaggio sulla concorrenza. Era 89 Marco Ganu. E ti dico anche una cosa, in questo momento Mister X è in quarta posizione con gomma soft nuova. Attenzione, perché là davanti non stanno scappando. Non stanno scappando il Mister X, però purtroppo è nella condizione non avere il DRS. In questo momento però è pari. Attenzione, bandiera gialla di nuovo. Ganu, che è la vettura credo che si parcheggerà a breve, suppongo. Ah no, è entrata in box e... Sì, sì. Mister X è nella condizione comunque di essere strategicamente pari ai primi, perché i primi non si sono fermati. Lui si è fermato montando la rossa, ma tutti lì davanti insieme a lui devono ancora montare la gialla, quindi non avrà la situazione, diciamo, nel finale di gara dove lui dovrà montare per forza la gialla e gli altri la rossa. Davanti Fabio, Lele e Mike Mai dovranno montare la media come lui. Mister X è appeso a un filo. 9 decimi per il pilota dell'Alpha Tauri, che in questo momento potrebbe utilizzare il DRS. Vediamo, perché non so se riuscite a entrare nella... Credo. No, non riesce a prendere, non l'ha preso di qua. E si fa anche il giro veloce per cercare di stare col DRS. Leggero lungo. Mister X ha fatto un grande lungo, perché praticamente ha perso 5 decimi solamente la prima variante rispetto al gruppetto di testa. Vanno quindi le due McLaren. Con Mike Mai, unico inseguitore, anche questo non solo per il campionato piloti ma per il campionato costruttori, una bella mazzata. Sì, assolutamente, non soltanto per Marco Ganu ma anche per Giovi, che anche lui si è sprofondato. Giovi è mi sembra secondo o terzo in classifica piloti, quindi anche per lui è una grande mazzata questa gara. Mister X è ritornato alla carica, sta utilizzando tutto quello che ha per riuscire a prendere il DRS. Può avere qualche sprint in più anche in curva, quindi anche lì può cercare di recuperare qualche metro, qualche decimino nei confronti del gruppo di testa. Ci sta riuscendo, eccolo qui, è rientrato nel DRS di Mike Mai. Adesso è importantissimo, perché lui in questo momento ha una gomma che può tirare a lungo e poi potrebbe mettere la media per arrivare fino in fondo. Però vediamo anche se gli altri, perché in questo momento hanno fatto 15 giri, 16 giri, hanno una gomma usurata. Lui potrebbe farne arrivare fino al 27esimo e mettere una gomma media per arrivare fino in fondo tranquillamente.
Mister X potrebbe avere in mano un'altra carta, e ti dico io quale. Se la gomma media non va subito in temperatura, potrebbe provare un overcut facendo un paio di giri molto spinti con la vita della rossa sua, che sarà molto più fresca. Eh sì, attenzione, vediamo un attimo se riuscirà a tenere il passo anche di questi 4 qua, penso ovviamente sì e no, perché ancora 9 decimi, 8 decimi, però vedi quanto esce forte nelle curve, molto, ne ha molto di più, ne ha molto di più. Mister X ora ovviamente ne ha di più, specialmente nelle curve, è lì che la gomma rossa si fa valere, nuova, come si dice, è lì che la vecchiaia si fa sentire. E beh, per lui la vecchiaia comunque non si fa sentire, questo sì. Nel frattempo lo vediamo quello che Mister X fa, fanalino di coda nel gruppo di testa, che sta andando a recuperare, e vediamo quello che sta guadagnando sulla Ferrari di Dario, in media quasi mezzo secondo al giro da parte di Mister X nei confronti di Dario. Assolutamente, sta facendo una gara importante, però io sarei anche attento su Patrick, sarei anche attento sul pilota dell'Alfa. Sì, perché a 5 secondi nemmeno, credo, sarà un 5 secondi dalla vetta. E sta tenendo il passo di Lopez che con la 7 secondi e 6, pardon. Sta tenendo il passo di Lopez che con gomma rossa, sì, è vero che la gomma rossa è usata da 16 giri, però è sempre qualcosa, perché per il momento non riesce a passarlo perché Lopez che ha DRS. Considera che Speri poi ha due possibilità: sfruttare una rossa che sarebbe più veloce appunto di Fabio, Lelemi, che mai. E Fabio ha usato un po' di più la gomma, almeno questo ci consiglia la grafica. 15 giri di vita rimasti per lui, 19 giri di vita rimasti per Lele, 4 giri di differenza all'usura. Quindi Fabio ha la sensazione che stia usando molto di più la gomma di Lele, che invece la sta gestendo di più, almeno questo ci dice la grafica. E ti dico intanto che sta uscendo un po' di sole, quindi eh sì, e in questo momento sta uscendo un po' di sole. Sì, infatti iniziano a vedersi anche un po' di ombre sul circuito della Brianza. No, è uscito il sole, quindi attenzione alle temperature. E vediamo anche se in questo momento rientreranno i piloti. Iniziamo ad essere in finestra. Vediamo se continua Fabio. Continua, le salva, continuano tutti. Mister X, vabbè, ovvio, Dario anche, quindi continuano ancora i piloti. Probabilmente non è ancora il momento di cambiare le cose. Situazione stazionaria ovviamente davanti, con le due McLaren che non si disturbano. Chissà se Lele Salva stavolta avrà con Marco Gallo fuori gioco libertà di azione nei confronti di Fabio. Ma quello che dovrebbe fare Lele, diciamo, è fare scudo per cercare di evitare, esatto, per cercare di evitare degli attacchi nei confronti di Fabio. Quindi però deve stare anche attento a Mister X, che intanto sto vedendo ancora che Dario sta facendo molta fatica con queste gomme rosse. Nel frattempo, come sempre in grafica, vediamo anche le previsioni del tempo. Un po' di nuvole, ma non dovrebbe esserci pioggia. Addirittura è arrivato ora il sole, ma nel live timing che trovate sul nostro sito trovate anche molto di più, perché trovate anche lo storico dei giri dei piloti, trovate davvero tutte le informazioni di gara, trovate le penalità, per quale motivo, insomma, c'è davvero di tutto, c'è solo da sbizzarrirsi da questo punto di vista. Io sto vedendo già che alcuni piloti stanno facendo fatica nelle retrovie con la gomma rossa. Ho visto adesso Dario arrivare leggermente lungo alla Lesmo 2. Però è anche incredibile come in questo momento dietro si stanno probabilmente studiando sia Lopensky che Patrick Speri, perché Lopensky potrebbe passare ad Alesi ma non l'attacca, quindi secondo me è in fase di studio. Anche Mister X è uscito dall'Alboreto molto vicino a Mike Mai, è arrivato sul rettilineo un paio di decimi ma non ha attaccato. Ovviamente torniamo al discorso, il fatto che i piloti siano uno nel DRS dell'altro non aiuta, e nel frattempo ringraziamo Ricky Zaghe per il follow, grazie mille. Sì, adesso non ha senso attaccare perché sono tutti a trenino, e come ho detto prima quando c'era Marco Gano, non ha senso attaccare se non hai un passo incredibile. È vero che Mister X ha 10 giri di gomma in meno, cioè, scusatemi, 7 giri di gomma in meno qua, però comunque è difficile. Qua ti tiro fuori un episodio del 2 attenzione, oh, Mister X è uscito male, mica mai.
Vediamo questa situazione. No, non credo. Dicevo, qua ti tiro fuori un episodio del 2017 dove Smokeman attaccò all'ultima curva Luca D'Amico nella Sport del 2017. Lo attaccò all'ultima curva e poi all'uscita della parabolica si tuffò nei box per non permettere a Luca di avere una risposta a livello strategico. Si fermarono entrambi e uscirono così come erano entrati. Mica mai attenzione Lele Salva e mica mai box. Box e attenzione perché Lele Salva si ferma. Mica mai risponde, serve un super giro a Fabio. Perché altrimenti non tanto Lele Salva, che potrebbe approfittare anche di un ordine di scuderia, ma mica mai rischierebbe di arrivare davanti. Ovviamente, e non c'erano dubbi, vanno entrambi sulla gomma media, gialla. Box anche per Dario e Alesi. E anche loro li seguono con la gomma media. Dario lo vedevo che era molto in difficoltà negli ultimi giri, quindi scelta giusta per i piloti che sono fermati in questo momento. Vediamo se ci sarà una risposta da parte di Fabio nei confronti delle Salva e vediamo come si comporterà questa media in questo momento. Vediamo, perché Lele Salva non è in una bella situazione, perché un po' deve anche spingere lo stesso, perché non può rimanere lì piantato. Mica mai, altrimenti lo supererebbe. Quindi è una situazione dove non può rimanere fermo. Albon 1993, grazie per il follow. E adesso Lele Salva si trova anche in una situazione un po' critica, perché dietro c'è Mica mai che ha col DRS ancora. Quindi non attaccherà sicuramente adesso. Occhio, perché lo sta tirando quasi fuori, Eh sì, però è difficile, attenzione, 8 decimi. E adesso Mica mai deve tirare tutto, spinge tutto Mica mai, ma sta spingendo anche Lele Salva. Ma ha recuperato tanto Mica mai, abbiamo visto ora nell'onboard la barra dell'energia era quasi piena. Box Fabio risponde il pilota della McLaren. Vediamo dove uscirà adesso il leader del mondiale. È a 23 addirittura, Lele Salva ha guadagnato tanto, Si ferma anche Lopensky. Sarà interessante vedere dove si ferma. Andiamo a vedere se Fabio ha rimesso la gomma. Sì, sta uscendo adesso, sta per togliere il limitatore il pilota della McLaren. Arrivano. Ma sono lontani secondo me. Secondo me sono lontani. Sono lontani, ha fatto un super giro. Fabio il surname. E ne arriva. Ora. Ora quasi attenzione, perché Fabio ha più di un secondo di vantaggio. No, è al no, pelo, 9-10, mi appelo, vediamo se in questo momento, ma penso che Lele riuscirà a prendere, perché Fabio ha una gomma un po' più fredda rispetto a lui, infatti l'ha ripreso. Infatti, la gomma gialla qui ci mette un pochettino ad entrare in temperatura, nonostante sia arrivato questo sole a scaldare di più e a permettere alla superficie dell'asfalto di dare più temperatura alla gomma media in breve tempo, ma come vedete la differenza rimane comunque. Citto manda la chat, peccato per il danno di Giovi, senza quel danno avrebbe potuto giocarsi qualcosa, ma non è ancora finita, la gara non è finita, non siamo neanche a metà, esatto, cioè siamo quasi a metà, però comunque è ancora molto lunga. Può anche darsi che esce una safety car. E io vedo che Mister X e Patrick Speri sono là davanti, comprese anche le due Williams. Quindi attenzione, può succedere di tutto in questo momento. E ora sarà interessante andare a confrontare il passo di Mister X, che è davanti, mentre Hiroshi va a scavalcare Paolo. Quindi cambio di posizione in casa Williams. Leggero lungo di Hiroshi. Non aiuta, Paolo, perché Paolo ha dovuto alzare un po' il piede. Sì. Però intanto stavo vedendo che Mister X comunque ancora ne ha con questa gomma, con 14 giri rispetto a Patrick Speri, perché lo sta distaccando. Ha fatto un leggero lungo adesso la variante 2. Comunque adesso bisognerà vedere anche se Fabio riuscirà a scappar via dall'Ele Salva e la Mica mai, perché in questo momento è a 9 decimi, Molto vicino. Molto vicino a tirarlo fuori dal DRS. Mister X intanto sta girando. Negli ultimi giri Mister X ha girato 23.7, 23.3, 23.8. Quindi vediamo se Fabio riuscirà a scendere sotto questo crono. E attenzione, perché adesso ho visto un traverso pauroso da parte di Matteo Profilo al rettilineo del serraglio. E questo può aiutare molto Fabio, perché potrebbe prendere il DRS. Sta comunque guadagnando Fabio nei confronti di Mister X, 3 decimi credo. Sì. Vediamo.
questo passaggio Mister X ha girato 24 e 4, 24 e 4 per ha fatto il suo miglior personale nel secondo settore Fabio. Mister X ti vado a vedere subito. 24 e 4 sono sicuro di Mister X, sto tenendo invece il rilevamento. Eccolo, no, ha recuperato 9 decimi, 23 e 5 Fabio. Che però adesso Mister X secondo me deve valutare la sosta. Stanno girando praticamente quasi in fotocopia, 23 e 4 per Fabio, 23 e 3. Attenzione, secondo settore, bandiera gialla. È girato da Williams, Paolo. Paolo! Girato Paolo alla roccia. Praticamente dove stavano arrivando il trio McLaren e William. Mamma mia! La gomma. Ma mi sa proprio che adesso anche lui dovrebbe aver rotto il fondo lì, perché si è girato dove c'erano quei dossi, diciamo, brutali. Non lo so, sicuramente la gomma era calda perché ha dato una sgasata notevole, infatti lo vedi anche qui che ha il posteriore molto ballerino. Mister X infatti box, l'avevo chiamato. Vediamo, probabilmente pensavano una safety, però comunque gomma gialla e vediamo se ne avrà anche da riprendere. Fabio in questo momento sta arrivando. Arrivano, Mister X credo avrà perso un po' di terreno, ma non credo, sai? Non credo tanto. È lì. Ma avrà gomma fredda, eh? Sì. Vediamo, eh. Iso e la chiave è nel, una volta messa in temperatura questa gomma, se tre giri faranno la differenza. Con la media mi sento di dire di no, quindi dovrà metterci proprio del suo per tornare nel gruppo. Ci potrà riuscire, vediamo, bisogna vedere. Intanto vediamo se là davanti Patrick si continua. Se Rocci è l'unico che non si è fermato, no, anche Giovi, cioè 17 giri con questa gomma. Patrick ha 10 secondi e mezzo di vantaggio su Fabio, potrebbe fermarsi. Ovviamente Patrick, ricordiamolo, può andare sulla soft, quindi sì, Patrick può fare una sosta. È tutta una questione di confidenza, di quanto può tirare lunga la soft. Sì, Patrick potrebbe tranquillamente tirare la ancora un qualche giro. Attenzione perché le salve fuori dal DRS. Questo non è una buona situazione per il pilota McLaren, che potrebbe essere attaccato da Mike Mai, che ha 3 decimi. Infatti Mike Mai non si sta facendo pregare, è entrato troppo forte, la stava per perdere all'ingresso dell'alboreto. Vediamo se Mike Mai affonda l'attacco, DRS per lui. Va. E penso proprio sì, va dentro. Non si fa pregare due volte, vediamo se nello slancio riesce a recuperare il secondo a Fabio. Per un pelo, mi sa di no. Vediamo più che altro se avrà il ritmo per prenderlo, chi lo sa, Vediamo, può essere una situazione interessante. Vediamo se Mike Mai magari ha la possibilità. E Lele Salva sta facendo un po' fatica, quindi forse Mike Mai ci prova almeno per un giro 2 a rientrare. Questo attacco di Mike Mai ha aiutato tantissimo Mister X, che è rientrato anche lui in zona DRS. E questo è molto interessante per Mister X, era quello che voleva, quello che cercava, sono sicuro. È un azzardo per riuscire a prendere questa posizione, perché è molto importante. Vediamo se adesso Fabio sta già tirando, attenzione, Fabio sta spingendo fortissimo, un secondo e mezzo, sta continuando a scappare, Mike Mai non rientra. Fabio sta veramente volando, l'ultimo giro ha fatto 23-3. Sto vedendo anche gli intertempi. Il fatto è che Fabio ora arriva sui Rossi, che però è da solo, quindi, e credo che la sosta di Rossi sia prossima. 18 giri sulla soft. Sicuramente, vediamo. Sta tirando veramente forte Fabio. Ha dato 4 decimi nel secondo settore a Mike Mai. Torna all'attacco Lele Salva, che affondo sulla staccata Mike Mai, ancora va leggermente lungo. Lele Salva può tentare l'incrocio per un pelo, non si sono presi, l'abbiamo visto dalla grafica dall'alto. Aiuta tantissimo questa Fabio, è scappato, 2 secondi e 3. Occhio, è impossibile, infatti no. Qua già abbiamo i cordoni veramente pericolosi, quindi attenzione.
Fabio è andato via purtroppo. E qua Fabio ormai è andato. Adesso ha preso anche il DRS di Rossi, quindi sarà preda facilissima. Vediamo se aspetterà il rettifilo principale. Suppongo di sì. Fabio sui Rossi, mica mai dietro. La battaglia è costata cara perché Fabio in un Amen ha guadagnato un secondo e due, si è portato a due e mezzo. Vediamo se in questo giro Hiroshi continua, perché 19 giri con una gomma. Sì, è vero che comunque si è fermato, cioè, prima. Vediamo Fabio con il DRS, sì. Continua Hiroshi, ma Fabio va all'attacco. Inizia il 20° giro su questa gomma. Dovrebbe questo far pensare, secondo me, Patrick Speri. Sì, adesso attenzione, lei le salva. Ancora sul rettino, questa volta lascia scorrere il pilota della Mercedes. Mica mai, comunque ha di nuovo affondato la staccata. Secondo me ha dovuto pigiare anche più del solito, perché Delle Salva ormai era davanti, si era spostato poi di nuovo a sinistra per coprire la traiettoria. Secondo me l'attacco di Lele Salva ha voluto sì che Fabio potesse scappare via, quindi ha dato un grande aiuto questo qua a Lele. Secondo me è quello che cercava, cercare di far scappare Fabio via e poi ricercare di tenersi la posizione di Mike Mai. Vediamo, intanto Cittoman dalla chat diceva, a proposito di Mr. X, secondo me sarà tanto dietro, è un secondo e sei tosta a recuperare. Ecco appunto, come non detto, quando poi ha visto Mr. X tornare nel DRS, dire le salve a Mike Mai. Hiroshi comunque, guarda dov'è, a 3 decimi ancora da Fabio. Vediamo se prova a resistere, magari approfittare il passo di Fabio per fare qualche altro giro su questa gomma. Nel frattempo dietro c'è stato, mi sembra, l'attacco di Dario su Alesi, sì. Quindi ha preso l'ottava posizione e si sta mettendo adesso alla caccia di Lopeschi. Però vediamo se Hiroshi non molla, non molla, è rimasto lì. Hiroshi è rimasto lì e questo potrebbe, intanto 23-1 Linea di Salva, che fa il giro veloce anche sfruttando il DRS utilizzato prima per scavalcare Mike Mai. Guarda come resiste, cioè è incredibile. Fabio dovrebbe andarsene via, come, cioè, per una gomma che ha in usura rispetto alla sua. Non vorrei, che Fabio se la stia prendendo anche un po' comoda, visto che ora ormai ha 3 secondi di vantaggio quasi. Quindi ha detto ok. Ho capito, però questo può far rientrare anche di dietro. Adesso comunque ha fatto un errore di Rossi e se ne sta andando Fabio. Ora forse il momento buono per Fabio per scrollarsi definitivamente l'ombra della Williams dalle sue spalle. Un secondo. No, non il detection non point, sì. Non l'ha proprio. Non l'ha preso. Però sta spingendo 9 decimi ancora. Sta facendo un garone i Rossi adesso queste gomme. Non vorrei che stesse aspettando una safety, Potrebbe, ma diventa sempre più difficile, ovviamente, mai dire mai. Siamo solamente a metà gara, 28 di 53, con le telecamere che ora vanno a cercare Patrick Speri, il leader provvisorio della gara. 20 giri su questa gomma, vediamo se inizia a pensare alla sosta. No, continua Patrick Speri. E anche Giovi è nella stessa condizione di Rossi. Non vorrei che Patrick stia davvero invece pensando di andare in fondo. Non credo. Andare ci va con la gomma. Però non lo so, è rischioso secondo me. Dipende da cosa succede con gli altri. Se poi inizia a plafonarsi anche la gomma degli altri, potrebbe essere un vantaggio. Dietro anche Giovi con 22 giri, sta tenendo il passo di Alesi, Dario e Lopeschi, che hanno una gomma gialla di 8-7 giri. E non penso se Giovi aveva un danno al fondo. Credo, non credo, non lo so. Giovi comunque una bella paio di bei colpetti li ha presi. Non so se c'è stato qualche danno che non fosse solo l'anteriore, ecco. O è stato fortunatissimo, c'è stato un angelo che è venuto dal cielo e gli ha detto no, vai tranquillo, non hai rotto niente. Oppure si è abituato magari con il fondo lievemente danneggiato, chi lo sa. Sta tenendo un buon passo. Intanto in grafica vediamo il progresso di Lele Salva su Speri, con Lele Salva che sta guadagnando 8 decimi al giro nei confronti del sempre virtuale leader della gara, che deve ancora fermarsi e che fa un altro giro. Patrick Speri sta girando sul 24 medio, 24.7, 24.6, 24.6, 24.7, 24.5, addirittura il migliore del penultimo passaggio. Lele, intanto bandiera gialla.
Paolo ancora, attenzione, le salva l'attacco di Hiroshi. Hiroshi che tira la staccatona. Oh. E ci rimane davanti. Cattiveria di Hiroshi, cattivo. Qui... Non vuole quasi fare, attenzione. Strano. Questo aiuta tanto Marco Gano, attenzione. E aiuta anche e soprattutto Fabio che sta scappando. Ancora Lele. Qua è difficile. Qua non è il cordolo come l'anno scorso che potevi tranciare. Purtroppo deve riaccodarsi. E mica mai dietro che sta guardando. E tanto adesso però... dibattito anche in chat tra Cheatman e Taz. Si discute proprio della strategia di Speri. Con Taz che rimane della mia visione. Ovvero che Speri vuole andare in fondo. Attacca adesso Lele Hiroshi sul retino del serraglio e quindi si libera del pilota. 5 secondi intanto per Paolo. 5 secondi per Paolo, Paolo mentre stava rientrando ai box dopo 23 giri su questa gomma. 23 giri sono anche quelli di Giovi. Patrick Speri è totalmente in finestra adesso. Assolutamente, mica mai. Attenzione, prima della parabolica! Prima della parabolica! La vedo difficile. Ce la fa perché Hiroshi ha dovuto allargare un po'. Vediamo se ci prova anche Mister X. Ma tutte e tre hanno il DRS adesso. Tutti e tre hanno il DRS. Credo, Non è una bella situazione. Vediamo perché si potrebbero aprire in tre. Mister X va all'interno, ne ha di più. Tira. Sembra rispetto ai Hiroshi. Tira la staccata. Hiroshi non ha spazio per affondare. Ha spazio Mister X che si prende la posizione. Sale in quinta e si rimette nel codone di Mikemai. Non aveva senso per Hiroshi continuare a lottare, anche perché loro stanno facendo una gara, lui ne sta facendo un'altra. E poi ha una gomma letteralmente più usurata. Però vediamo se riuscirà a rimanere a contatto con questo gruppetto, perché prima ha tenuto Fabio per ben due giri. Non vorrei che volesse tenere questo ritmo, poi entrare, aspettare. Lui penso che stia aspettando a safety car, A Speri ovviamente una safety car andrebbe benissimo, perché tutti quanti poi starebbero nella situazione di pensare di dover pittare per non avere una gomma di handicap nei confronti di altri. Speri potrebbe averne vantaggio, perché può andare fino in fondo, ma potrebbe essere molto aiutato da una safety. Lele in questo momento c'ha da doppiare Paolo, che in questo momento non prende il DRS, lo prenderà mica mai, secco. Guarda quanto si avvicina adesso sul dritto qua. Avvicinano tantissimo Mikemai. Adesso per Mikemai sarebbe l'ideale forse attaccare? Vediamo se torna all'attacco Mikemai. Tre decimi sono pochini, praticamente. Prova. Solo se non vuoi attaccare. Ci prova invece. E va infatti all'attacco Mikemai che torna davanti a Lele Salva. Ma Fabio ovviamente si sta ancora, insomma, relativamente trastullando davanti con 3 secondi di vantaggio. Dietro intanto Dario finalmente ha passato Lopensky e si è portato in settima posizione. Un leggermente largo Dario, lì Lopensky prova a rispondere, è uscito forte adesso il pilota della Fatauri, però ancora dietro. Rimane così com'è la situazione, anche dietro Alesia e Giovi nessuno si muove. Speri mai sta tirando. Mikemai sta tirando, sta provando, ma Fabio sembra rigettare tutto quanto al mittente. Speri intanto sta per essere agganciato proprio da Fabio. E ancora un giro lo prende. Forse no, sì, dopo la parabolica penso che l'abbia preso. Ancora prima, guarda quanto esce qua sulle scari. Paolo altri 3 secondi. Paolo secondo me non tanto chiamato last minute, ma che si è allenato forse last minute, perché è da 2 gare assente in sport a causa della linea internet. Oggi rientra a sostituzione di Long, insomma, un po' catapultato, tra virgolette. Diciamo che un po' non la prende bene forse Tia Prince, che non so se si sta guardando, ieri che non ha potuto correre con il suo compagno, vabbè, per i suoi problemi, e oggi corre, quindi è un po' come dire, Paoli, perché corri al 100 qua, no? Era un problema di linea, purtroppo. No, sappiamo questo. Comunque, peccato per Paolo, che comunque sta facendo qualche po'. Io adesso però inizio a pensare che Patrick Speri si può pensare di andare in fondo, pensare di aspettare una settima. Più passano i giri, più secondo me verrà risuperato da molti. Dipende qual è l'obiettivo che si sono posti in casa Aston Martin. Se l'obiettivo è arrivare davanti a Hiroshi, ci siamo. È ancora assolutamente a portata.
vediamo. Intanto Patrick in questo momento rimane davanti, ma ancora per poco, perché poi Fabio passerà molto facilmente il pilota dell'Aston Martin. E la dava dietro, intanto Michele Mai ha provato a dare quel tirone, ma poi Lele ovviamente ha detto non vai da nessuna parte. Stanno praticamente a braccetto questi tre che si stanno lottando, diciamo, il secondo barra terzo posto. E arriva Fabio, ovviamente esce a una velocità clamorosamente superiore rispetto a quella di Patrick Speri dall'Alboreto, lo affianca e va all'attacco per riprendersi la leadership della gara. Vediamo se adesso... E Lele torna all'attacco nei confronti di Michele Mai. E si riprende la terza posizione. Diciamo che questa, in linea teorica, potrebbe essere la lotta per il podio. Giovi all'attacco di Alesi. Giovi la possibilità di mettersi davanti a Dario. Se dovesse concludere anche solamente settimo, sarebbe un super risultato, al netto di come era andata. Intanto Advance ci ricorda che possiamo bere, e io bevo il mio tisanone. E io non c'ho niente, purtroppo. Lei è una persona sprovveduta. Ma non ne ho! Intanto sto guardando se Fabio sta scappando. No, non sta scappando! Non vorrei che si ripeta un Hiroshi 2.0 alle spalle di Fabio. Ma io sto guardando anche che Patrick in questo momento penso che abbia risparmiato tanta batteria e riesce a tenere il passo di Fabio. Probabilmente anche leggermente scarico il pilota dell'Aston Martin, molto vicino. Vediamo, perché potrebbe essere un fattore, anche se dovesse riuscire solamente per 2-3 giri a tenere la coda di Fabio, per la sua gara potrebbe essere un fattore e potrebbe alzare, diciamo, la barra del risultato. Mentre Hiroshi e Giovi sono a 28 giri sulla gomma soft. Patrick ha alzato addirittura leggermente il piede sul dritto, perché stava arrivando come un falco su Fabio. In questo momento ha sbagliato il pilota della Aston Martin e si è riportato di nuovo. Però torna sotto, guarda. Sì, guarda, come mamma mia. Io sì, credo sì, stia usando tanta energia in questo momento. Sì, ma perché lo stavo vedendo da longboard, ne aveva risparmiata tantissima e probabilmente la sta usando adesso proprio per non mollare il DRS, quella è la cosa importantissima per lui. Sì, quindi vediamo se... Simo Advance dalla chat dice che va bene anche l'acqua dell'acquario. E non ho neanche quello. ce l'ho, però ce l'ho in casa, io sono in taverna, quindi mi dispiace. Ma soprattutto la taverna non è casa? Cos'è, il bunker nucleare? No. Sì, ma devo uscire di casa, è un casino. Non... Torniamo a noi, va. Patrick Speri tiene ancora la coda di Fabio. Sì, ma sta sprecando tanta Hers adesso. Vediamo se spreca Hers per quel che può. Ormai credo che per la sosta proprio non è considerabile. Sì, ma io ti posso dire che quando Fabio stava arrivando, lui aveva tipo 90%. La sta sprecando in questo momento. Adesso è 50%. Però non so se durerà tanto questa cosa. Vediamo, perché comunque per Parry questa è una manna dal cielo, perché aiuta ad aumentare il suo passo gara. Lopez che è ancora con Dario, scambi di posizione ancora dietro. Abbiamo visto Paolo dietro, davanti a loro, che ha arrivato leggermente lungo la prima. Dalla chat Cito mi fa notare: Speri, se tiene il DRS si può giocare il podio. No, Speri in questo momento ha invertito ovviamente la rotta. Prima perdeva mezzo secondo al giro nei confronti di Lele Salva, ora negli ultimi due giri ha guadagnato 6 decimi. Guarda come sta cercando di rimanere a grappa, 9 decimi, è ancora lì, sta sprecando tutto quello che ha. Sta facendo un miracolo Patrick in questo momento. Sta facendo un miracolo, ma dovrà stare attento dopo, perché sarà un po' scoperto se non riesce a recuperare un po' di energia una volta che perderà eventualmente il DRS di Fabio. Il vantaggio di Fabio è che ha più trazione con questa bomba di 14 giri. E il vantaggio invece di Patrick è che ha molta energia rispetto al pilota della McLaren. E quindi quello che dovrebbe fare Patrick è cercare di utilizzare DRS senza usare Hers, perché tanto non sarebbe neanche saggio attaccare il pilota della McLaren. Cercare di risparmiare. Patrick, se riesce a tenere questo DRS, fa un capolavoro. Guarda, lo vediamo proprio adesso in grafica come si è invertita la tendenza. Aveva perso 5 decimi, 5 decimi e 6 decimi. Da quando Fabio si è messo davanti,
ha guadagnato 2 decimi, quasi 3, e ora ha perso 72 millesimi. Patrick sta facendo un garone, poi tra l'altro sul dritto lo vedo che va bene DRS, ma sta arrivando a 340, È sicuramente anche forse un pelino più scarico, quello sì. Io l'ho sempre chiamato l'uomo degli setup scarichi, quello è. Non ci credo fino in fondo, però se si stabilizza lì e magari la gomma non lo tradisce, perché è una gomma esattamente il doppio più vecchia di quella di Fabio. Fabio ha 15 giri, Sperini ha 29. Secondo me fa un colpaccio enorme, anzi dovrebbe stare attento Fabio in quel caso, perché se rimane a tiro fino alla fine è un cliente scomodissimo. Ovviamente vediamo sempre l'evoluzione della gomma, non dovrebbe tradirlo in maniera importante, non ci dovrebbe essere un cliff devastante, ma potrebbe arrivare dopo 40 giri. Patrick sta veramente tenendo duro qua, quello che dovrebbe essere, qui, guarda, sì, non deve utilizzare batteria nel dritting, dove c'è il DRS deve praticamente tenere spinto per cercare di guadagnare, perché in questo momento ha sprecato tantissimo. Patrick, guarda quanto arriva veloce. Wow. Patrick è davvero al limite con la vita delle gomme. Viene stimata in grafica una vita residua di 17 giri, ne mancano 16. È bello che poi arriva talmente veloce sul dritto che stacca addirittura i 150 metri. Cioè, i 150 metri si dovrebbe staccare quando la pista è bagnata. Per farti capire quanto arriva veloce sul dritto. Io non credo che gli servirà usare tutto questo air sul dritto, deve cercare di utilizzarlo nelle parti guidate come qua. Tanto Mister X ha fatto una leggera correzione, era fuori traiettoria all'uscita della roggia, noi eravamo per un momento in onboard con Lele Salva. Nel frattempo Sbinno TV, 16 mesi di abbonamento, forza Williams, ma soprattutto forza Long, ti rivogliamo presto in pista, sempre se mamma Sony ti fornisce una console, non gratis perché non abbiamo questi poteri, però guarda Fabio adesso che è un po' allungato, ma Patrick non molla. Non molla e davanti stanno continuando a guadagnare, perché Patrick sta tenendo appunto il passo di Patrick Speri. Patrick sta tenendo il passo di Fabio e ha portato a 4-2 il vantaggio su Lele Salva. Mentre Salva. Buonasera a Pier Luis che partecipa alla chat per la prima volta. Benvenuto nella nostra famiglia. Guarda quanto è veloce, guarda dove deve staccare per frenare la macchina. Patrick sta facendo un lavoro incredibile. Il problema è ovviamente, Advance ce lo fa notare dalla chat, ne riparliamo fra 16 giri, perché io ho la... Patrick sta facendo un miracolo, ma se per qualsiasi motivo dovesse perdere questo DRS ho paura di un tracollo. Però... si assicurerebbe la posizione sui Rossi. I Rossi intanto insieme a Giovi 32 giri. Infatti lo stavo dicendo io, 32 giri con quella gomma rossa. E questo significa che Patrick potrebbe avere ancora un po' di gomma. E ancora un po'. Fabio in questo momento sta tirando. Però vedo che Patrick sta... Patrick forse adesso inizia a soffrire un pochettino di più, vediamo. Fabio non sta neanche tirando, perché tra l'altro secondo me non ha neanche senso. Però Patrick è praticamente alla fine. Adesso sta... un altro paio di giri credo così. Sì, prima o poi si staccherà. Prima o poi si staccherà. Guarda, 23-0! Giro veloce! Patrick Speri ancorato alla McLaren di Fabio! Giro veloce della gara dopo 32 giri. Mica mai attacca lungo. Lunghissimo, attenzione perché lì è molto stretto. Infatti ovviamente fa fatica a girare, deve stare attento a farli scorrere per la penalità. Attenzione, bandiera gialla. No, era il lungo di Mickey Mai che però ha preso comunque 5 secondi. Sì. Credo che verranno rimossi perché sono sfilati sia Lele che Mister X. Sì, ma ragazzi, Patrick che fa giro veloce con 32 giri di gomma, cioè incredibile, sta facendo il garone della vita. E dopo Patrick 33 Speri. Invece si è fermato Giovi. Fabio non riesce più a andare, mi sa che adesso anche Fabio sta soffrendo, guarda quanto è vicino. È una gara questa di Monza che ci sta tenendo
incollati alle sedie, sta succedendo quello che non ti aspetti. Anti-Drug Boy, speri in modalità J-Sport. Obiettivo podio, dicono Advance Apple. Secondo o terzo è indifferente. Secondo me è anche vittoria, perché se si dice che si arriverà fino in fondo, non è che per caso ci potrebbe provare? Se Fabio non riesce a scappare via, ho detto, Patrick è assolutamente un cliente scomodo. Il problema è che ovviamente tutte le incognite sulle gomme pendono sulla testa di Speri e non di Fabio, che invece sa che anche se non lo stacca sicuramente non avrà problemi con le gomme. I Roshi Box e Mister X è andato a rischiare di tamponare le salva, così come Mike Mai è riuscito ad andare a rischiare di tamponare Mister X. Quindi attenzione, Hiroshi Box quindi segue 34 giri. Segue Giovi e forse prova anche per il giro veloce. L'ha fatto Giovi, lo fa anche Hiroshi, fermandosi appena dopo. Dico però, se Hiroshi ha fatto 32 giri con la rossa, non vorrei che Patrick 10 giri in più li possa fare. Sì, quello sì. Dipende da come arriva. Secondo me almeno la sensazione è non è stata quella di aver visto un Hiroshi clamorosamente in difficoltà a mantenere queste gomme, ecco. Quindi sta anche ricaricando, attenzione, perché non sta scaricando tanto. Oh, forse mia. Qua ragazzi, cioè, ragazzi, io credo, guarda, non voglio essere nei panni di Fabio, ma credo si a breve, se la situazione rimane questa, gli viene un esaurimento nervoso, perché impazzirà a vedere Speri, perché dice mannaggia questa pista che tiene attaccati tutti. No, mannaggia Patrick che guarda quanto scarico, cioè incredibile. E guarda quanto hanno guadagnato. Lele salva è a 5 secondi e mezzo, era 3-2 quando Fabio ha superato Speri, era 3-2, hanno guadagnato quasi 2 secondi e mezzo. E Fabio adesso sta soffrendo, 20 giri con un pilota del genere dietro. Guarda dove sta staccando Patrick. Cioè, guarda come stacca piano piano per evitare di andarlo addosso. Io sono in on board con lui da 13 giri e sto continuando a vedere quanto preme il freno. Cioè, dove preme il freno. Adesso sembra un po' staccarsi. Vediamo se riesce Fabio. No. Rimane lì, però ti dico, quasi 8 decimi alla Ascari, non era capitato ancora, vediamo se riesce a rimanere. Forse borderline sta spingendo adesso, se non tira adesso sarà la fine per Patrick. Adesso si sente. Adesso tirerà tutto, te lo dico io. Sta tirando tutto, infatti. Guarda! Si riavvicina, però attenzione, perché qui arrivava a 3 decimi, ora forse arriverà a mezzo secondo. Mica mai! 23.013, giro veloce, ma occhio perché arriveranno Giovi di Rossi che hanno montato gomme rosse nuove. Sta mollando, adesso sta arrivando in un momento in cui Fabio potrà provare, sta cercando di scappare. Ma Fabio dice di no. Dietro ancora Lopensky che va a passare Dario al rettilineo. Ci stanno scambiando le posizioni da giri, da diversi giri. Ma gli occhi sono tutti puntati su questi due, soprattutto su Patrick. Giovi, eccolo qui. Toglie un secondo e mezzo al giro veloce fatto prima da Mike Mai. 21.6. L'unico che può rispondere è Hiroshi. È rientrato Patrick, Sì. È definitivamente rientrato. A meno che Patrick non fa un altro giro veloce a sorpresa. No, non arriverà, perché un 21.6 non è proprio il passo di quelli davanti. Comunque adesso Fabio secondo me ha provato a dare un tirone, però Patrick non lo lascia andare. È una gara che è davvero incredibile. Lele Salva sta per arrivare a 6 secondi da Patrick Speri. Hanno guadagnato 3 secondi e mezzo. E Patrick poi comunque è partito ultimo. Ed è lì che si sta giocando con Fabio. Da quanti giri saranno? Allora, arrivato credo Mister X, attenzione all'attacco di Lele, scusami. E passa in terza posizione il pilota dell'Aston Martin. Della Alfa Tauri.
non riesco a... scusatemi. Troppe emozioni. Troppe emozioni, purtroppo. Patrick ancora lì, 3 decimi. Incredibile, garone. Comunque confermo, J-Sport 2.0 sta a fare. Aggiornamenti dal Moretto, si è concentrati, abbiamo tutto sotto controllo al momento. Alesi, leggero danno, appena abbiamo nominato la Aston Martin, leggero danno alla gara di Alesi, io non parlo più. Vabbè, oddio Lorenzo, che la stava per perdere davanti a Dario, e Dario lo sta per centrare all'uscita della seconda variante. Dario è incollato, Lorenzo un po' in difficoltà, 12 secondi e mezzo dal gruppo di Michemai, mentre Hiroshi su profilo. Adesso Fabio comunque sto vedendo... Occhio perché Alesi va in attacco di Dario! Nonostante il leggero danno ha avuto un'esitazione Dario! E però stacca fortissimo! Nonostante avesse staccato un po' all'interno... Guarda che è uscito forte però, Guarda come è uscito forte! Dario è in una posizione purtroppo pessima perché Alesi ora sta attaccando e non sarà un cliente facile perché con la rotta in curva poi andrà peggio, quindi non può farsi scavalcare. E si fa passare adesso, vediamo... Lopez che qua ringrazia e saluta... 9 decimi, forse ancora un po' di DRS Dario, ma sentirà pochissimo la scia rispetto ad Alesi. Alesi è incollatissimo. Guarda che ci va. Ci prova, però Dario non molla, attenzione, staccatona di Alesi che Dario può stringere. Mamma mia! Ah, Dario sul cordolo e viene centrato da Alesi. Attenzione! Incredibile, attenzione ai detriti! Safety! No, vabbè. Ragazzi, caro Luca, sarà finale incredibile. Io no. Distrutta l'ala di Alesi che ha centrato profilo, che è andato lungo, è andato a prendere il salsicciotto interno e ha disseminato il tracciato di detriti all'uscita dell'ultima curva. La safety car era oggettivamente inevitabile, al massimo una virtual, ma è anti Dwag Boy, fa hashtag è il plan. Allora, se succede, ma guarda, mi prendete in portata dal cardiologo, perché è incredibile. Io credo che ora vanno tutti dentro. Vediamo, tutti dentro, credo che andranno tutti dentro per la soft nuova. Sì. Dentro e secondo Fabio, me Fabio Speri... Non lo so, Fabio non l'ha. Attenzione, infatti stavo giusto per dirlo. Speri ha fatto solo un mezzo tentativo di qualifica, sicuramente è una soft nuova. Fabio nuova. Penso di sì, nuova. È difficile perché il gioco te la segna sempre con 0 giri. Però attenzione, Fabio, se ha sempre fatto, una... Fabio ha fatto 3 tentativi, non può essere nuova. Intanto 3 secondi per Matteo Profilo. Vediamo se c'è qualcuno che... No, tutti i box. Tutti quanti. Tutti i box. Reset. Reset per un finale dove tutti andranno a montare la gomma rossa. Ormai da spa praticamente stiamo vivendo finali di gara pazzeschi. Signori, ci abbiamo 2 piloti che sono partiti in fondo. Non so se era partito in fondo Mister X, ma credo di sì. Ma Patrick è partito in fondo. Sì, era partito, no, 11° credo. Erano partiti nelle retrovie e ce li abbiamo secondi e terzi. E adesso c'è questa seconda. L'ultima fila era... L'ultima fila, se non vado errato, era Hiroshi e Patrick Speri. Patrick Speri, sì. E quindi... Adesso vediamo Patrick con gomma rossa nuova. Se riesce a tenere il passo di Fabio. Ma attenzione perché dietro c'ha anche lui da vedersi alle spalle. Si è già ricompattato il gruppo. Vediamo se la safety va via già in questo giro. No, perché c'ha alcuni piloti da... C'è ancora, mi sembra, Giovi lontano. No, Giovi se... No, sì. Cioè Alesi che si deve compattare. Hiroshi. Hiroshi, sì. E il problema è che stanno alzando il piede perché... Perché probabilmente c'è il delta. Però la safety si sta allontanando, attenzione. La safety si sta allontanando, non vorrei che... è Fabio che si sta allontanando per evitare la sorpresa che ha avuto nella prima safety car. Sì. Vediamo se arriva la comunicazione. Fabio infatti non vede la comunicazione. Torna ad accelerare e va a recuperare la safety. A meno che la safety non mette spegne le luci in improvviso, gira. Non si tuffa nel muro, dai. Comunque sarà un finale incandescente. Sono soltanto 6 giri. Alesi di nuovo box. Oh. Forse vediamo. Cambio d'ala, non ha cambiato l'ala?
non lo so. No, il cambio d'ora c'è stato. Ah, sconta i 5 secondi. Vero, 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 vero. Come Pozzo Luca ieri. Eh sì. Anche Paola in box. E sconta anche lui 5 secondi. Intanto quindi andiamo a fare un attimo a ricapitolare per coloro che si sono sintonizzati solo in questo momento quello che è successo. Una safety car incredibile quando Fabio e Patrick Speri sembravano potersi giocare la vittoria, e Patrick Speri stava facendo qualcosa di incredibile a livello strategico e che sinceramente avrebbe meritato anche maggior fortuna, ha resettato tutto quanto. Finale di gara incredibile, ultimi 7 giri, anzi 6 giri da vivere con tutti i minuti che sono andati a montare la gomma soft. Sarà un finale super, nessuno ha penalità tranne Matteo Profilo che è in decima posizione, Paolo che è dodicesimo in ultimo, fuori gara Ganu per un danno al fondo e Cartista per un incidente, ritiro che costerà, come detto, molto probabilmente carissimo a Ganu in classifica, ormai a quasi 100 punti dal leader Fabio, che però dovrà sudarsi quest'ultima gara. Vediamo se arriva la comunicazione, perché Aliesi era un po' staccato ma sta per recuperare Profilo. È una situazione analoga, infatti arriva la comunicazione leggermente in ritardo, ma la safety car rientra in questo giro. Attenzione, attenzione, quest'anno comunque abbiamo visto sempre tutte le gare nel finale al Calcio Parma, sempre, tutte, e anche qui a casa nostra, come nella realtà, vivremo delle emozioni incredibili. Gruppo compatto. Vediamo quando partirà Fabio. Fabio cerca di fare l'andatura. Patrick sta lì dietro. Aspetta. Non riparte Fabio. Patrick si mette in posizione. Come Verstappen. Riparte Fabio e riparte. Eccolo. Bene. Occhio, perché dietro si è aperto il gruppo a ventaglio. Nelle salve è partito malissimo Patrick Speri, attenzione, nelle salva ci prova anche dietro Mike Mai e Mister X e Hiroshi, sono in tre, attenzione! Perché Hiroshi non ha spazio, mentre davanti si è visto quasi minacciato la nelle salva. Patrick Speri, Mister X all'esterno nei confronti di Mike Mai, che rimangono vicinissimi, quasi si agganciano in uscita. Mister X, e c'è Hiroshi che va all'esterno nella curva grande nei confronti di Mike Mai. Esterno ancora, Mike Mai può leggermente sentire la scia di Mister X, infatti Mike Mai mantiene la posizione dietro, Giovi cerca di approfittare con Matteo Profilo, prova l'incrocio e va all'attacco Giovi, come Schumacher con Häkkinen nel 98. Ottima la partenza da parte di Fabio, però Patrick è riuscito a difendersi da Lele Salva, attenzione, attenzione, perché in questo momento chi ne ha guadagnato la posizione secondo me è Lele Salva, che era quarto, adesso si trova dietro le spalle di Patrick. Adesso Fabio deve dare il tutto e per tutto se vuole staccare da Patrick Speri, e ci sta man mano riuscendo. Patrick è in grande difficoltà perché non ha il DRS, adesso deve fare solo passo, e adesso Fabio sta facendo la differenza. Questo è importantissimo per Fabio, per Patrick è l'unica salvezza, era il DRS, e adesso addirittura quasi fuori Fabio, subito giro veloce, ecco. 21.545. Purtroppo adesso è difficile. Speri purtroppo difficile. Sì, credo che arriverà anche Lele Salva, serve un miracolo a Speri per rientrare in zona DRS con Fabio. Sta dando il massimo qua. Tanto ci comunicano che effettivamente il fondo di Giovi è rotto, e nonostante tutto è lì ottavo, probabilmente ovviamente molto meno danneggiato di quello di Cartista o di Ganu. Patrick è comunque 1-1, però è difficile, sta sprecando tutta la batteria, lo sto vedendo che sta spingendo al massimo. Sta spingendo veramente al massimo per cercare di almeno di stare aggrappato a Fabio, però comunque sarebbe un ottimo risultato per Patrick in questo momento, perché è partito ultimo e si trova dietro a Fabio il surname di un secondo. Speri un secondo e uno, sta cercando di rientrare, è incredibile come... Oh, tre secondi! Fa malissimo perché il gruppo è tutto vicino. Fabio sta scappando, Patrick è ancora lì. Occhio, bandiera gialla, si è girato Paolo! Paolo! L'abbiamo visto nello sfondo, ma non è safety, solo della ghiaia riparte senza danni. Attenzione, perché Patrick è riuscito a staccarsi dal DRS anche di Lele Salva. Quindi attenzione! Addirittura!
21.533, ruba il giro veloce a Fabio Patrick Speri, che però è ancora un secondo. Da questo giro si può attivare il DRS, ma a Patrick Speri servono un paio di decimini per arrivare all'uscita di Lesmo 2 col DRS. Serve la setup scarichissimo per cercare di prendere, serve Ali 1-1 per cercare di prendere Fabio sul dritto senza DRS, però chiediamo troppo purtroppo. 3 giri al termine. Patrick ancora lì. Lele era quasi attaccato alla Mister X, che però ha fatto un errore e si è staccato a sua volta e si è incollato mica mai. Non Patrick ha il DRS, Speri sta facendo di tutto per rientrare. Sto guardando anche la velocità dei due. Patrick forse è leggermente più veloce di 2 chilometri. 3.17 al momento della staccata. Ho visto, mi sembra 3.19 e Fabio 3.17, però comunque sono lì. Un secondo e uno, sono entrambi in riserva, lampeggiano anche le spie di Fabio. Sì, perché Fabio ha tirato tutto quello che aveva per cercare di staccarsi subito, perché sapeva che se avesse avuto DRS Patrick Speri sarebbe, infatti risponde con giro veloce, sarebbe stato veramente difficile poi tenerlo dietro. 21.5, occhio perché Lele può essere una vittima di Mister X, perché non ha recuperato il DRS nei confronti di Patrick. Mister X si affaccia ma non va all'attacco. Nel frattempo, all'interno della nostra chat è ufficialmente aperto il voto per il Driver of the Day. Potete andare a votare il vostro pilota della serata. Fabio 1.5 in questo momento ha dato il tirone decisivo, e quindi per Patrick secondo me la cosa più saggia sarebbe quello di gestire e arrivare fino in fondo, perché non ha senso più di tirare come un matto, a meno che Fabio non prenda 3 secondi. Però per quanto riguarda penalità penso che Fabio sia pulito. Fabio ha un solo avviso al 23esimo passaggio, quindi servirebbe davvero un disastro apocalittico in questo momento. Assolutamente, ma secondo me per Patrick starebbe bene anche questo risultato qua, perché a 1.5 dall'Ele Salva che non è riuscito a rientrare, deve stare attento, esatto, perché in questo momento è il podio di Mike Mai nei confronti di Mister X. Però attenzione, che se si muove qualcosa potrebbe addirittura approfittarne anche Hiroshi. Attenzione, Hiroshi che era lì, però un po' staccato. Quello che diciamo che manca a Mister X sono questi 3 secondi che gli pesano tantissimo. Lele ancora largo, la parabolica. Arriva Mister X adesso, E adesso va. Arriva Mister X, ovviamente non serve a nulla con questi 3 secondi, perché Lele Salva sarebbe comunque davanti, ma non può fare a meno. Attenzione perché si fionda all'interno anche Mike Mai con la sua Mercedes. Fa l'attacco dietro Hiroshi Lopeschi. Giovi vicinissimo a Lopeschi, Lopeschi. Mamma mia, ha rischiato di perdere Lopeschi e addirittura ha rischiato di centrarlo Giovi, proprio come stava per fare Alesi. Giovi prova ancora di nuovo ad andare all'attacco nei confronti di Lopeschi, che però si riesce a difendere. Giovi va all'interno della roccia, staccata profonda da parte di Giovi e va al sorpasso. Settima posizione per Giovi, occhio perché prova ad approfittare anche Alesi nei confronti di Lopeschi, ma niente da fare. Attenzione, Mister X sta scappando, Lopeschi 3 secondi e Lele Salva sta scappando, cioè Mister X sta scappando da Lele Salva, attenzione, non vorrei che avesse un problema Lele Salva. Non lo so, ma Lele Salva a questo punto deve stare molto attento. È comunque ancora in zona di sicurezza, perché 3 secondi sono tanti per Mister X e i giri sono troppo pochi, mentre anche Alesi scavalca Lopeschi alla staccata da Ascari. Non vorrei che abbia rotto il fondo Lorenzo, perché penso nella chicane dove ha attaccato Giovi è andato molto sul cordolo e lì è pericoloso. Non lo so, va ad attaccare anche Dario alla parabolica all'interno e scavalca anche lui Lopeschi. Che finale ragazzi, che finale anche nelle retrovie, incredibile. Lele Salva di nuovo sotto su Mister X, 2 decimi, va all'attacco esterno Lele Salva, Mister X affonda la staccata, attenzione perché rischia di andare lungo, infatti Lele Salva va sul salsicciotto, esce anche male, allora si può inserire Mike Mai, che va all'interno della curva grande e Mike Mai si prende la posizione nei confronti di Lele Salva. L'ha letta molto bene Mister X, ma l'ha letta invece male Lele Salva, perché Mister X ha staccato profondo, era prevedibile che non l'avrebbe tenuta dentro. Siamo all'ultimo giro caro Luca, quindi non ce ne siamo neanche accorti, perché in questo momento Fabio il surname potrebbe andarsi a prendere un'altra vittoria, ma soprattutto stiamo vedendo un Patrick Speri straordinario,
e in seconda posizione partendo nelle retrovie ha tenuto il passo di Fabio Surnemi. Occhio perché non è finita. Lele salva ancora su Mike Mai, si stanno giocando la terza posizione. Lele salva dentro ma non riesce. Non riesce ad andare a prendersi la posizione. Giovi sui Rossi. Proprio nel finale, quasi in derapata, incredibile. E sta arrivando Fabio. Fabio che va alla parabolica. L'ultima curva di una gara sofferta. Fabio il Surname vince il Gran Premio d'Italia della Pro League. Le salva, e l'ha persa nelle salva, incredibile. Ed è podio per Mike Mai. Incredibile, incredibile. Lele salva dopo una gara tutta lì davanti, rovina tutto all'ultima curva. Ancora una volta devo dire che purtroppo non è una novità in questa stagione, ma questa fa un po' più male perché ormai eri lì. Incredibile finale. Adesso è incredibile. Fabio davanti con Patrick Speri secondo, Mike Mai terzo. Per problemi di penalità Mister X prende la quarta posizione e Giovi che era partito, cioè diciamo Giude, con quel quinto. Quinto perché ha passato un miracolo. Giovi ha fatto un miracolo perché ha passato i Rossi, non cioè vedo un po' il monitor sballato. Allora dovrebbe essere credo corretto perché forse c'è stato un forse i Rossi ha perso delle posizioni evitando le salve in mezzo all'Arboreto, credo. Non lo so, non lo so. Hiroshi comunque... Dario addirittura ha chiuso in volata con Alesi a 15 millesimi. Incredibile, veramente incredibile questo finale di gara. Stiamo aspettando adesso Paolo che sta tagliando il traguardo. Sta facendo i tondi il pilota della Williams. Lo vuole fare in retromarcia. Sta arrivando in retromarcia Paolo. Sta, con le gomme full wet. Mi ricorda qualcuno. Con le full wet. Taglia linea del traguardo con le full wet. Questo... mettiamo, vorremmo nel Blu-ray. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Sicuramente questo sarà materiale. E ovviamente il pilota del giorno è Patrick Speri. Ovviamente sta votando, come dicevo in precedenza, anche la nostra chat. Incredibile gara del pilota della Aston Martin. Assolutamente fantastica. Sì. Chiude fantastica. In seconda posizione, non è cambiato nulla, quindi lì davanti con Fabio Surnemi che conquista la vittoria davanti alla Aston Martin di Patrick Speri ancora una volta strategicamente perfetto, anche perché devo dire la verità, secondo me la safety car finale ha rischiato più di rovinarla a Patrick perché ormai si era messo in una comfort zone. Si prende il terzo gradino del podio invece Mike Mai. Gara davvero invece sfortunata per Marco Garu che non prende punti, sembrava il pilota più in palla insieme alle due McLaren e invece finisce con un nulla di fatto dopo un dritto ad Ascari che ha divelto il fondo della sua Mercedes rendendo la vettura inguidabile. Questa è la classifica finale con Fabio che quindi vince e domina prendendosi anche il giro veloce della gara, 25 più 1 sono 26 punti che lo mettono oltre 100 punti davanti a tutti gli inseguitori quando mancano 6 gare al termine, 6 gare che significano in questo momento 156 punti. Detto questo, aspettiamo ora qui con noi i primi 3 classificati, ma nel frattempo voi in chat rimanete lì. Preparate le vostre domande, noi torniamo fra pochissimo, piccolo spot e siamo di nuovo tra voi. Amici di Formula Italian Team, se sono qui è per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch. Infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo, ma Luca sei serio? Allora corro subito! Ma non scherzare, dei regali, assurdo! Ma chi se ne frega delle Master, io vi saluto, ciao ragazzi! E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci
e rinnovate il vostro abbonamento o iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito. Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo ci vediamo su Twitch. Fit Insider è l'appuntamento settimanale alla quale non potrai rinunciare. Interviste, curiosità, approfondimenti su quello che c'è oltre le gare all'interno di Formula Italian Team. E allora, Fit Insider, ogni domenica alle 18 sui canali di Formula Italian Team. Eccoci rientrati, c'è la chat ma adesso ci lascerà in pace, rientrati per questo post gara di una gara davvero incredibile che ancora una volta insomma ci ha lasciato con il fiato sospeso fino alla fine. Ovviamente come sempre andiamo in ordine cronologico mentre la chat si sta scatenando, andiamo in ordine cronologico di arrivo e partiamo da Fabio. Una gara gestita bene, sempre davanti, poi è arrivato Patrick e la cosa forse si è fatta più dura del previsto. Allora, sì, diciamo che la prima parte di gara partiamo dal presupposto che questa pista deve essere la peggiore sul gioco. Tutti i limiti del gioco e del comportamento della macchina qui sono esaltati a livelli inverosimili. L'assetto non era buono, anche se comunque dalle prove mi sembrava ok, ero abbastanza costante, però stasera veramente una fatica incredibile. Poi, dopo che Marco ha preso penso un cordolo e ha cominciato ad avere problemi, ho detto non li voglio più toccare, giro mezzo secondo più lento, ma da adesso in poi non voglio rischiare più niente. Fino alla prima safety car, alla fine è andato tutto bene, anche con la seconda, cioè fino alla seconda è andato tutto bene. Oh, crashato. Abbiamo perso Fabio. Allora no, guarda, ma te lo dico io qual è il trucco per recuperarlo, guarda. Cosa fa quello? Un attimo ragazzi perché è strano. Fit. Ok, acceso le luci. Benissimo. Fra poco lo recuperiamo. Vediamo se rientra. Vediamo se rientra Fabio. Altrimenti andiamo avanti. Appena lo recuperiamo ripartiamo. Sì. Vabbè. Direi di andare avanti. Appena recuperiamo Fabio ripartiamo. Allora andiamo da River. River, una gara River, sì, perché sto leggendo River in chat, mannaggia la miseria, è l'lapsus. Vai pure. Sbagli di poco e abitiamo 2 chilometri l'uno dall'altro, dai, quindi siamo lì. Allora, dai, Patrick, è stata una bella gara. È stata veramente molto strana. E qualifica, ho visto i tempi degli altri, ho deciso di non farla perché comunque ho fatto solo un 20.4 nelle prove, ho provato veramente poco stavolta e quando ho visto che anche l'undicesimo era sul 20 ho detto lascio stare e parto dal fondo cauto come al solito. Primi giri sono riuscito a recuperare bene in mezzo un po' al caos, con la prima safety è venuto subito il quesito se fermarsi o no. E ho diversificato rispetto ad Alberto, ho detto metto la gialla, poi farò una seconda rossa più avanti. Anche perché ho visto che gli altri erano indietro, quindi facendo il pit così restavo comunque nono, però con una gomma diversa dagli altri. Sono riuscito a tenere il trenino anche con la gomma gialla. E a un certo punto però, arrivata un po', avevamo Giovanni in party, mi fa Giovanni fermati e al 31esimo, così almeno fai un po' di undercut su eventualmente chi fa la seconda sosta. Però
dalla mappa ho visto che si era formato un gruppetto dietro al quale sarei ripartito se mi fossi fermato, e quindi ho detto sto fuori, anche perché le gialle consumavano pochissimo, tipo l'1% a giro, ma neanche forse, e ho detto carico tutto l'ERS, faccio arrivare Fabio, appena Fabio arriva mi attacco dietro così resto attaccato a lui e cerchiamo di tenerci gli altri a distanza. Ti aspettavi di rimanere così attaccato? Perché magari, ok, quando c'era l'ERS ok, ma quando la batteria iniziava a scarseggiare, insomma, alla fine stavi rimanendo lì prima della safety. Non ha scarseggiato mai del tutto, perché quando Fabio è arrivato ero praticamente pieno. Sì. E quando è uscita la safety mi sa che ero tipo 30-35, quindi comunque ero ancora in gestione. Anche perché quando vedevo che gli andavo sotto nel rettilineo, alzavo il piede tipo ai 200 metri, quindi lì recuperavo tanto ERS. L'unico momento che forse mi rimprovero della gara è stato il primo giro dopo la ripartenza con l'ultima safety, che Fabio è stato più bravo a trovare subito il grip diverso della gomma. Però comunque nel secondo giro sono riuscito a rifarmi, perché ho fatto il giro veloce io, ho messo fuori dal DRS l'ele e poi lì basta, è stata solo da gestire, perché ho visto che Fabio prendeva un decimino a giro, non ce la facevo, dietro però si menavano e quindi sarebbe stato secondo lo stesso. Non so se non fosse uscita la safety come andava a finire, ma non penso che avrei avuto lo spunto per attaccare.